Sabato 16 settembre, dopo una settimana intensa di lavoro, con Renato ce ne andiamo a pesca e facciamo una bella uscita in gommone. Arrivati nello spot, che è principalmente composto da granito, sabbia e posidonia, troviamo una situazione autunnale. Il mare cambia continuamente direzione e corrente, la visibilità non è buona e soprattutto nel fondo c'è tanta posidonia in decomposizione. Nelle prime 2 ore incontriamo solo pesci piccoli, scorrendo il fondale qua e là, e sembra la classica giornata destinata a finire con un cappotto. Arrivo sul bordo della secca e prima di tornare indietro vado giù a controllare questi massi interessanti. Durante la discesa lentissima noto una bella curvina sulla triangolazione del masso alla mia sinistra, ma qualcosa mi dice di andarci a guardare sotto. Come sempre mi affaccio dalla parte più nascosta della tana per avere una migliore visibilità. La cernia, rimanendo tranquilla, prima di entrare in tana, si è girata un attimo a guardarmi, consentendomi un tiro frontale e un recupero facilissimo, aiutato dal mulinello. La mia giornata termina qui. Delle volte l'esperienza e la calma risolvono delle situazioni davvero impossibili, perché se io avessi sparato la cernia lateralmente, da lì non l'avrei mai potuta estrarre.